Un saluto a tutti da Marco Civoli. Questa è un'amichevole Real Madrid contro Barcellona. È un grande piacere per me dare il benvenuto a Mauro Sandreani, che ci guiderà nell'incontro con la sua analisi tecnica. Grazie Marco, è un piacere essere qui. I giocatori stanno entrando in campo. Le squadre osservano il rito delle foto. Il monitor ci mostra adesso la formazione ufficiale. Andiamo, vediamo gli schieramenti. Da sinistra a destra Barcellona, sul lato sinistro del teleschermo Real Madrid. Stanno difendendo bene, molto bene a dire il vero. Entrambe le squadre lottano per il possesso palla. La bandierina è su. Ecco che vediamo il replay. Non era in fuorigioco. Lancia alto. No, non questa volta. Un buon colpo di testa a liberare. La spinge su. Gran tocco. Un lungo pallone sulla destra. Figo. Irresistibile dribbling sulla fascia sinistra. Zidane. Passaggio corto. La smista in avanti. Zidane. Beckham. Tenta di battere a rete. Che realizzazione! Incredibile! Un gol arrivato prestissimo. Questo li pone in vantaggio. Un tiro centrale potentissimo. C'è un'atmosfera elettrizzante qui. Quando sono in queste condizioni di forma sono davvero irresistibili. Diamo un'occhiata al gol. Mauro, adesso sono sotto di un gol. Cosa possono fare per rimediare? Penso sia importante rientrare subito in partita, altrimenti il pensiero che la cosa sia troppo difficile potrebbe farsi strada. Raddoppio di marcatura e pallone recuperato. Ronaldo. Zidane. Una chance straordinaria. Ha segnato. È il loro secondo gol. Ha puntato la palla sul secondo palo e l'ha messa dentro. Sono avanti di due gol e un'altra rete potrebbe chiudere il discorso. È difficile far meglio di così. Ecco il gol. Sembra che abbiano il totale controllo della partita, vero Mauro? Sì, stanno dettando legge e sono in completo controllo del match adesso. Stanno avanzando sulla fascia destra. Grande
Gran palla. Gran pallone alto. Hanno aperto in dura difesa con un gran passaggio filtrante. È dentro! Che terzo gol per loro! Devono svegliarsi in fretta oppure potrebbero subire una disfatta. Adesso hanno subito due gol in rapida successione. Sono in bambola. Il gol arriva dall'attaccante. C'è uno spettacolo strepitoso allo stadio oggi. Beh, adesso giocano sul velluto. Hai ragione. Vediamo come rispondono gli avversari. Sicuramente non c'è modo di recuperare per loro. La passa dietro. I tifosi stanno già sfollando. Riusciranno a penetrare in mezzo questa volta? Giù lungo la fascia destra. Giocata sulla sinistra. La gioca bene sulla destra. E il tiro viene scoccato. Dentro! Fantastico! Adesso sono sotto di due gol. Un gol strepitoso. Che bellezza! L'atmosfera qui è davvero elettrizzante. Un gol come questo sarà sempre una grossa iniezione di fiducia per la squadra. Diamo un altro sguardo al gol. Beh, hanno ridotto le distanze. Che ne dici, Mauro? Sì, probabilmente lo meritavano, ma adesso serve un'altra sterzata se vogliono volgere l'incontro a proprio favore. Sono sotto di due gol adesso, Mauro. Pensi che possa essere l'inizio di una miracolosa rimonta? Non mi sembra, ma se segnassero ancora allora tutto sarebbe possibile. Tenta di bucare la difesa. Arriva il tiro! Il portiere l'ha bloccata. Pallone respinto. Grande affollamento in area in attesa del corner. Perfetta per uno stacco di... Oh, è dentro! Che gol! Hanno segnato ancora. Due gol senza possibilità di replica. Ha segnato il suo secondo gol della giornata. Beh, adesso tutti si chiedono come finirà. Questo non fa che sottolineare la qualità del loro attacco. Si sono avvicinati, adesso sono sotto soltanto di un gol, Mauro. Pensi che riusciranno a pareggiare? Beh, quantomeno il gol gli ha dato una possibilità straordinaria per farlo. Ottima parata. Gioca un lungo pallone sulla destra. Ronaldinho. Irresistibile dribbling sulla fascia destra. Lungo pallone in avanti. Lungo la corsia esterna sinistra. Questa è una giocata davvero pericolosa e l'arbitro ha segnato, direi, giustamente una punizione. Concesso un calcio di punizione. Direttamente a rete. Tiro caricato alla massima potenza. Beckham. Zidane. La sposta in avanti. E tira! Ci prova ancora! Bel passaggio di prima. La fa viaggiare in avanti. Bel tocco. La batte in avanti. La gioca in avanti. Penso che adesso si apriranno alcuni spazi. Sembra pericoloso. Solari. Zidane. Uno contro uno con il portiere. La manda sulla destra. La passa a destra. Xavi. L'arbitro ha fermato il gioco. Passa la palla lateralmente. Battuta lunga.
Ha liberato. La batte in avanti. Tenta la fortuna. Il portiere ha effettuato una gran respinta. E adesso il gioco si sposta sulla corsia di sinistra. L'ha saltato. E dentro! Un gran tiro di destro. Nei minuti di recupero del primo tempo hanno raddoppiato il loro vantaggio. Questo è il suo secondo gol oggi. L'atmosfera e la tensione stanno salendo vertiginosamente. Ha controllato il pallone in modo incredibile, vero Marco? Ha raddoppiato il suo vantaggio, Mauro. Che ne pensi? Fine del primo tempo. Mauro, che cosa ne pensi sinora? Non male, ma niente di speciale. Speriamo che le cose migliorino. Il risultato alla fine del primo tempo è 4-2. Vediamo cosa ci offre il secondo tempo. Hanno cambiato campo per il secondo tempo. Attaccherà dalla destra del teleschermo Real Madrid e da sinistra verso destra Barcellona. Palla fortissima! Il difensore sotto pressione ha messo la palla fuori e dunque sarà calcio d'angolo. Stanno premendo al massimo con questo angolo. La gioca sulla sinistra. Tenta la rovesciata. Buona presa del portiere. Sì, comodo intervento. E adesso cercano di trovare miglior fortuna sulla fascia destra. Libera. Motta. Xavi. L'arbitro non ha ritenuto l'intervento falloso. Probabilmente non ha avuto una buona visuale del contatto. Intervento eccellente del portiere. La lancia in avanti. La spinge in avanti. Deco. Spinge il pallone in avanti. Ovviamente non è permessa una condotta del genere. Punizione. Buona prontezza del portiere. Ci sono andati vicini, vero Mauro? Hai ragione Marco, ma il portiere ha risposto benissimo. Sta per avvenire un cambio. Il cambio potrà spostare qualche equilibrio, Mauro? Forse la sostituzione porterà forze fresche in campo. Ecco un angolo. Buon cross. Buona sicurezza mostrata dal portiere. La mette avanti. 15 minuti nella ripresa se ne sono andati. Ma dov'è finita la difesa? Giù, lungo la corsia esterna sinistra. Nessun fallo, dice l'arbitro. E la palla è stata deviata nella tre quarti avversaria. Ha una rimessa molto lunga e questo potrebbe causare seri problemi agli avversari. Una chance per un altro gol. Liberata. La batte lunga. Sta scaricando una cannonata. È stato un tiro molto potente.
gioca il pallone in avanti. Saviola scende centralmente. Zidane tenta di scavalcare il portiere. Un altro gol e la loro quinta rete. 70 minuti della partita se ne sono andati. Sono in una posizione di assoluta tranquillità adesso. Una tripletta. Non escluderei una tripletta dopo aver visto il modo in cui sta giocando oggi. C'è un'atmosfera elettrizzante qui. È stato in grado di superare il portiere con grande eleganza. Eccezionale. Adesso diamo un'occhiata al replay. Rischiano di subire una vera disfatta, Mauro. Cosa può fare l'allenatore per cambiare questa situazione? Difficile da dire. Non sembra che abbiano mai giocato assieme prima di oggi. Devono lottare nella speranza di mettere a segno un gol. Ci avviciniamo agli ultimi 15 minuti dell'incontro. Luis Garcia. E adesso portano la palla sulla destra. Ha scaricato il tiro. Gran passaggio di prima. La passa in avanti. Tiro! Aveva il tempo e lo spazio per fare centro, ma ha sbagliato. Probabilmente ha tenuto troppo la palla. Corre con il pallone lungo la fascia destra. Una chance per segnarne un altro. Cross al centro. Questo è un ottimo intervento liberare. Ora la difesa si posizionerà per opporsi al corner. Il match si sta facendo molto maschio. Ci prova. Era un pallone molto pericoloso. Ronaldo. È stato commesso fallo. ...85 minuti sul cronometro... ...la spinge su... ...la smesta in avanti... ...Beckham... ...tenta di segnare... ...no... ...tiro potentissimo... ...davvero, davvero vicino... Ronaldo porta avanti la palla con un dribbling laterale. La battuta sulla sinistra. A tu per tu con il portiere. Ha fallito il bersaglio. Non c'è molto tempo. Qui 5-2. In poche parole si può dire che è stato tutto troppo facile. Mauro, cosa pensi della partita che abbiamo visto? È un risultato giusto? Penso di sì, e non ho alcun appunto da fare sul livello del gioco visto in campo. La partita di oggi è finita e il nostro tempo sta per scadere. Accanto a me Mauro Sandriani, che ringrazio. Grazie per oggi, Mauro. È stato un piacere, Marco. La telecronaca di oggi è di Marco Cigoli.
Gustatevi ora gli highlights dell'incontro.